Lo Spezia, qualche protesta da parte dei giocatori dello Spezia, ma intanto c'è Domenico Berardi sul dischetto quando siamo arrivati al 17esimo. Sassuolo 0, Spezia 0, ma la squadra di Dionisi che si gira dall'altra parte, ha la possibilità di passare in vantaggio. A Provedel qualche movimento all'interno della porta, va addirittura a toccare la rete. Berardi contro Provedel, il sinistro, rete, angolatissimo. Provedel intuisce ma non ci arriva. Sassuolo 1, Spezia 0, con il 13esimo gol in campionato di Domenico Berardi. 13 gol, 10 assist, davvero un giocatore ormai che è una certezza, no? Era esploso qualche stagione fa, faticato poi a riconfermarsi a quei livelli, ma ormai è diventato uno. Cercare l'inserimento di Bastoni, lato corto dell'area di rigore, cross dall'altra parte, c'è Verde, primo controllo, Verde piazza il pallone in rete, gran gol di Verde per il pareggio del Sassuolo. Consigli resta lì a guardare, tutti i giocatori dello Spezia a festeggiare sotto al settore ospiti. Sassuolo 1, Spezia 1. Davvero molto bravo Verde, perché sembrava aver perso il tempo giusto, no? Sul cross, cercando di controllare il pallone invece di concludere direttamente. Berardi, area di rigore, Berardi, Berardi rete, e passa in vantaggio il Sassuolo con i giocatori dello Spezia che vanno verso l'arbitro. Ci sono le proteste, ma Berardi, doppietta personale, difesa dello Spezia, sorpresa, e Sassuolo che torna in vantaggio. Sassuolo 2, Spezia 1, terzo minuto del secondo tempo. Palla persa a centrocampo dallo Spezia, e dall'altra e Spezia che, a conferma di quanto diceva Dionisi, già nei primi 45 minuti aveva accorso 3 km in più rispetto ai neroverdi. Attenzione a Sassuolo che segna la rete del Sassuolo con Ayan sul secondo palo, controlla il pallone dimenticato dalla difesa dello Spezia, diagonale velenoso e imparabile per Provedel. Arriva il 3-1 per il Sassuolo sullo Spezia, l'ha segnato Ayan su azione da calcio d'angolo. Bravo Adoddo. Terzo gol del Sassuolo, e poi Domenico Berardi, lui con il sinistro, la potenza di Scamacca, va proprio lui, conclusione, rete! Provedel immobile, 4-1 per il Sassuolo, frutto tutto troppo facile per la formazione di Dionisi e troppo ingiusto forse per la squadra di Thiago Motta. Eh sì, punteggio che in questo momento davvero è decisamente troppo punitivo per lo Spezia per quanto visto fin qui, ma si è aperta in maniera imperdonabile la barriera dello Spezia e lì si è